attraverso alcuni momenti particolari. In Vicenza abbiamo 3.000 iscritti al Partito Democratico, alle primarie ci vanno 30.000 persone. Ma quanti di questi poi in maniera attiva contribuiscono a costruire una linea politica? E poi vediamo un altro meccanismo che secondo me è decisivo. Più vicino al territorio sono le decisioni, più in qualche maniera i cittadini contano. Perché se noi andiamo a parlare per esempio della tariffa dell'acqua e faccio il giro con i consiglieri comunali o li fa la VS, la società dove Paolo è nel consiglio di amministrazione, vuol dire incontrare 400-500 persone. Non sono mica poche 400-500 persone per parlare della tariffa, per informare. E sono fortemente rappresentative, secondo me, oltre che legittimate democraticamente. Per cui, col massimo rispetto e col desiderio di veder continuamente aumentare la partecipazione in altre forme, riuscissimo a essere fino in fondo convinti e convincenti che questi sono soggetti che partecipano in maniera attiva, rispondono al territorio da vicino, insomma avremmo già raggiunto. Però nel momento in cui andiamo a fare questo confronto non so se avremmo i 400-500 persone, Paolo, pur dividendo in tante aree. E se queste 400-500 persone sono a loro volta sollecitate da qualche altra centinaio di persone col quale comunque convivono, vanno dal giornaio, sono rappresentanti del mondo della scuola, fanno parte della stessa associazione, della stessa Proloco. Ecco, credo che più abbassiamo il livello decisionale, per cui sono assolutamente contrario ad abolire i comuni. Tra l'altro una delle robe scandalose è proprio questa riduzione del numero di consiglieri comunali, no? Perché se vogliamo aumentare il tasso di partecipazione, allarghiamo comunque una base partecipativa. È chiaro che poi la gestione del territorio e l'organizzazione, sono d'accordissimo, va fatta con entità che siano strutturalmente significative da un punto di vista operativo e utili a gestire i problemi, no? Altrimenti facciamo delle diseconomie che non aiutano certo la nostra comunità. Però credo che tutto questo passi attraverso un percorso educativo e una consapevolezza diversa. Io sono un dirigente, non dico visto che si parla spesso volentieri mai dei partiti, di lungo corso, che ha fatto tante esperienze politiche partendo dalla Prima Repubblica. Evidentemente credo che soltanto una partecipazione più interessata, più attiva, a tutti gli strumenti, siano i comitati, sia i consiglieri comunali, siano i partiti, rendono migliori questi organismi, con gente preparata che dedica il proprio tempo e non soltanto in fase emozionale o perché è interessato da qualcosa che lo tocca vicino, perché lì scatta un meccanismo e una qualità di vita diversa. È così nel mondo della rappresentanza sindacale, è così nel mondo della rappresentanza istituzionale, è così nella rappresentanza politica. Qua vedo Gigi Manza, soltanto se c'è qualcuno che dietro un sindacalista gli tira la giacca per il verso giusto, quello fa bene il suo lavoro. Soltanto se c'è un presidente di qualsiasi associazione stimolato e attorniato da chi, bisogna dire, diretti o quant'altro, riesce ad esprimere il meglio di se stesso. Se invece è lì e l'unica occasione è quella di riprodursi attorno al tema e al proprio interesse personale, per la politica, per il sindacato, per le associazioni di categoria, per quant'altro, evidentemente diventa un autoperpetrarsi. I partiti, il meccanismo è perfetto, ma credo che impossessarsi di una governance, soprattutto dal basso, i partiti, sta a noi, alla nostra forza. Io non mi adeguo, ma il Partito Democratico Veneto, non lo dico con presunzione, ha fatto una delibera l'anno scorso, 2 anni fa, per incidere in maniera convinta, stimolato dal territorio, sul referendum salvifico del tema dell'acqua. E l'ha fatta in maniera convinta, senza aspettare che qualcun altro decidesse che questa cosa va fatta oppure no. Evidentemente, perché si sentiva cosa il territorio, dobbiamo cercare di impossessarsi fino in fondo della nostra storia e del percorso dove possiamo essere protagonisti. Altre cose, qui c'è dato da vivere, insomma, no? Non possiamo mica morire berlusconiani o anti-berlusconiani, dobbiamo impossessarsi delle cose concrete e tentare di incidere con i buoni esempi dei comuni e farli prevalere in tutti i sensi. Volevo anch'io ringraziare gli altri che hanno parlato e anche per le domande, perché non lo dico per piaggeria, ma partecipo abbastanza frequentemente a dei dibattiti su questi temi e in genere sono molto più noiosi e
anzi spero che domani faccio pubblicità al workshop che facciamo sulle partecipate, appunto domani ci sia partecipazione anche dentro lì. E sono molti gli stimoli che sono venuti e si potrebbe, come si faceva una volta, andare avanti fino a notte fonda a parlare e a fumare se fosse possibile ancora. Nelle vecchie sezioni del partito c'era anche quello bello che si poteva fumare. Cosa politicamente scorretta da dire. Una cosa solo mi viene da dire che sta in un volantino lì fuori ed è il concetto di frugalità, per riassumere un po' quel messaggio che almeno io vorrei lasciare stasera. La frugalità è un'altra delle cose che vengono esaltate dentro al movimento dei beni comuni in generale, no? Un nuovo atteggiamento rispetto agli stili di vita, rispetto ai consumi, un anteporre alla logica del mercato che ci propone di tutto e ci crea dei bisogni, appunto la nostra capacità di selezionare ed abbassare i nostri bisogni, di pensare costantemente e ripensare costantemente a ciò che consumiamo in maniera tale da entrare in dialettica con il mercato, quindi non solo, come dire, attaccarlo ideologicamente, ma attaccarlo proprio nei comportamenti di ogni giorno. La frugalità che viene praticata all'interno di molti di questi movimenti, che spesso coincide anche con molti di quelli che fanno parte dei comitati, io credo la dovremmo applicare anche alla partecipazione, perché il rischio che io vedo anche in molti meccanismi automatici, proprio un lessico che viene ripetuto come karma, i comitati o qualunque cosa occupa lo spazio lasciato libero dalla politica. C'era un vuoto, la politica era assente. Tutte queste cose le ripetiamo in maniera acritica. La mia sensazione è che se ci pensiamo bene, dentro a quelle cose che chiamiamo vuoto o assenza, c'è un eccesso di politica. Quello a cui rischiamo, secondo me, di trovarci di fronte è una sovraofferta di possibilità di voce e di rappresentanza. Pensate al tema della rappresentanza, della partecipazione, come un supermercato dove ognuno ha la possibilità, passando gli scaffali, di trovare un modo per dire la sua, un prodottino per dire la sua. Può essere il grande prodotto istituzionale, ed era il partito, il consiglio comunale, il consiglio di circoscrizione, il collegio dei genitori alla scuola, tutte le varie forme di partecipazione che ci siamo inventati nel tempo. Mettiamole tutte in un grande supermercato. Facciamo una riflessione storica su quanto in questo paese abbiamo fatto per la partecipazione. Ma voi sapete quanto accatastate se solo mettete in fila negli ultimi 50 anni di legislazione italiana la parola partecipazione, consultazione, parere dentro a questo supermercato? Trovate di tutto. Questo di tutto partecipativo noi continuiamo ad arricchirlo, altro che frugalità. Noi con questa scusa di c'è il vuoto, che non c'è il vuoto, c'è il troppo pieno della rappresentanza, c'è l'eccesso di possibilità che noi abbiamo di infilarci in un bocchino e dire la nostra, di fare un gruppetto e dire la nostra, di trovarci con gli amici e dire la nostra. Ci sono dei siti, e questo sta diventando business, e questa è la dimostrazione, che se voi mettete dentro la vostra idea, vi costruiscono la possibilità in rete di crearvi il comitato, di crearvi una forma che vi connette ad altri, solo digitando delle parole chiave. La rete si sta accorgendo di questa possibilità. La moltiplicazione delle voci è rumore. Allontaniamoci da questo meccanismo automatico che ci fa dire esiste un vuoto. Non esiste il vuoto, noi lo creiamo il vuoto. Lo creiamo lasciando vuote quelle istituzioni in cui ci siamo stati dentro per un po', le abbiamo messe in qualche legge, ci siamo stufati, siamo andati via. Non è un vuoto, è un vuoto che abbiamo fatto noi, storicamente e democraticamente, non facendo la manutenzione. Non è un vuoto che c'è stato qualche cattivo che ce l'ha buttato addosso, lo stiamo producendo ogni giorno, riempendo il vuoto che non c'è con l'ennesimo comitato. Secondo me, contribuiamo alla crisi di quei meccanismi. Lei è la dimostrazione di quello che diceva Paolo prima, questa
gravissima diminuzione dei consiglieri comunali per decreto in risposta a una domanda che viene da quel tipo di critica della politica, cosiddetta dal basso, che va ad attaccare cosa? La forma primaria di rappresentanza. Occhio che questo è un segnale gravissimo di questa cosa che secondo me sta succedendo. È la sovrapproduzione di rappresentanza, di possibilità di rappresentanza. Io credo che dovremmo essere molto frugali, trasportare il meccanismo della frugalità dentro a questo che sta diventando un mercato della rappresentanza che funziona, ve l'assicuro, con gli stessi meccanismi del business. Contestiamo il mercato? Non ci piace il mercato? Pensiamoci prima di fondare un altro comitato. Perché la logica è quella del mercato. Io attraggo interesse, lo tengo fino a quando mi serve, competo con altri, mi metto in contraddizione, è uguale, è commerciale. Stiamo aderendo allo stesso meccanismo e stiamo rifiutando invece i meccanismi classici della democrazia, molto più impegnativi, molto meno di breve periodo, molto meno episodici. Il mercato vive di episodi, vive di novità. Dammi un'altra opera che posso attaccare, dai, fa qualcosa così arrivo, fa qualcosa così poi mi intervistano, così poi divento visibile e diventiamo visibili. Questa sfida costante al collettivo per poter esserci, secondo me è qualcosa su cui, ripeto, dovremmo ragionare frugalmente. Allora, per rispondere al signore di prima, perché è una domanda classica che me la sono posta anch'io, cioè io non vedo un paradosso se il lamentarsi di un partito, anzi, vuol dire che comunque lo vedo come fatto positivo, no? Sarebbe un paradosso chi dentro quel partito magari si lamenta perché gli fa poco, si lamenta all'interno di quel partito, poi non porta fuori, visti i tempi secondo me non possiamo più permettercelo, quindi la critica deve essere fatta, ma una volta veniva fatta sia all'interno del partito, nella prima repubblica, ma adesso deve essere fatta anche al di fuori, specie su queste tematiche dove appunto quando ci sono tematiche che colpiscono, che no, coinvolgono, come dicevo prima, forze, interessi trasversali, poi ci sono argomenti tabù che non vengono affrontati all'esterno e invece io ritengo doveroso assolutamente affrontarli. Le tematiche ambientali lo sono veramente in certi casi dei tabù. Questo qua del riempire il vuoto, adesso Panozzo parlava della sovrapproduzione di rappresentanza. Io non è che sono completamente d'accordo, c'è la sovrapproduzione di rappresentanza, ok, ma c'è manca l'istituzione, però non c'è una sovrapproduzione di istituzioni, le istituzioni che non hanno più il loro ruolo, non rappresentano più i cittadini, quindi il vuoto sì, però la rappresentanza poi si autoalimenta, no, da questa cosa. Io posso portare il piccolissimo mio esempio, parlavo prima delle centrali biogas delle Marche, si sono istituiti comitati, ha rischiato di saltare la giunta regionale delle Marche per questa cosa, perché appunto non è stato fatto il coinvolgimento prima di territorio e è caduta dall'alto, quando sai che un tema del genere li coinvolge i territori, no? E quindi lì si è prodotto poi questo, si è colmato questo vuoto delle istituzioni, no? della sovrapproduzione di rappresentanza. In tanti altri comuni si sono costituiti dei comitati, addirittura sono andati in crisi le giunte, centro-sinistra, centro-destra, molte giunte di centro-sinistra con il PD, l'anno prossimo ci saranno le elezioni e molti comuni verranno, no, sconfitte quei colori politici che ci sono ora proprio a causa del biogas e dei comitati e del Movimento 5 Stelle che si sono costituiti attorno a questa polemica. Nel mio comune, magari anche per l'attività che faccio attraverso l'associazione, però ho anticipando, ho fatto un ruolo attivo, quindi non si è costituito il comitato perché li ho coinvolti prima io cittadini, ho spiegato qual era la situazione, ho spiegato qual era il problema, mi sono posto anche in contrasto naturalmente con la Regione Marche, anche con il mio partito, ma non si è costituito il comitato e ho costruito una certa credibilità. In quel caso il vuoto magari non si è colmato.
Cioè, il confine è molto labile, però secondo me, ripeto, manca veramente la politica, manca l'istituzione, manca appunto quel ruolo che aveva. E l'assessore l'ho affrontato prima, lo volevo affrontare anch'io. Non andiamo sicuramente in una buona strada se andiamo a intaccare l'istituzione comune, no? Questo della riduzione dei consiglieri comunali nel nome di un'anticasta che esiste, ma non è sicuramente quella del consiglio comunale, quella del comune, è deleteria, no? Non si possono costruire liste di 6 persone, o allora eliminiamoli i comuni, li eliminiamo, perché pensiamo a un comune di 200, 300, 400 abitanti, se faticava prima a fare 2 liste, ora come fa a fare 2 liste di 6 persone, che rappresentanza ha un consiglio comunale con 7 consiglieri comunali, con una giunta di un sindaco e due assessori, no? Basta che si mettono d'accordo 2 famiglie in un comune e guidano quel comune. Poi, per carità, c'è un comune di 3.000 abitanti che non ha nulla, magari ha i pascoli, ma ci sono comuni di 3.000 abitanti che hanno magari altri interessi, hanno le zone industriali, hanno dei paesaggi e dei territori appetibili dagli speculatori. E lì, con un consiglio comunale di 7 persone, al di là dell'eliminazione della rappresentanza politica, no? Ci sono appunto questi rischi. Alle due domande dirette che mi hai fatto prima, dico sì, i mezzi dei comitati sono evidentemente più scarsi. A fronte di qualsiasi pinco palla, diciamo, che rappresenta gli artigiani, gli industriali, eccetera, che fa la sua sparata sulla grande opera, eccetera, che si trova a mezza pagina del giornale, noi non abbiamo se non qualche trafiletto, e quindi c'è una disparità di forza in campo che notevole. Facciamo quello che possiamo e non abbiamo paura di restare minoranza, perché, cioè, anzi, di essere minoranza, abbiamo l'ambizione di non esserlo più un domani. Negli ultimi anni la percezione, adesso parliamo di temi ambientali, la percezione è molto cambiata, no? 15 anni fa, 10 anni fa, per esempio, per fare un caso qua vicino a noi, sulla Val d'Astico Nord c'era un sentire che era sostanzialmente favorevole, perché era bello andare in mezz'ora, no, a sciare o a Trento. Adesso questa posizione sta calando. La percezione che quell'autostrada sarà un danno più che un beneficio è molto diffusa, e non solo tra i residenti della valle, ma proprio, insomma, in provincia. Noi ce ne accorgiamo perché parliamo con le persone e ci rendiamo conto di questa cosa qua. La gente comincia a pensare che se per andare a Trento ci vuole un'ora, ci si mette un'ora, fine. Si parte mezz'ora prima, si parte per tempo, insomma. Soprattutto perché se si va in ferie, prenditela tranquillo. La frugalità, negli stili di vita, o riusciamo a farcela arrivare o ci arriva sul collo, perché questa crisi qua ormai sono 5 anni, e vi assicuro che io, per esperienza diretta, perché per motivi di lavoro la vedo, e la vedo che non c'è nessun segnale che cambierà, ed è proprio una cosa sistemica, una cosa che non tornerà indietro. Quindi, cioè, noi non torneremo più a poter ci permettere di vivere come vivevamo 5 anni fa. E quindi la frugalità ci conviene cominciare a impararla, perché le cose è meglio farle con coscienza che trovarsele poi all'ultimo minuto o imposte. Noi comitati non è che non siamo un'offerta del supermercato, non siamo alternativi sicuramente alla politica come è stata fatta finora, ma c'è un motivo, perché, non lo so, io
sinceramente non ho nessuna tessera di partito, non mi viene neanche in mente di farla, perché i partiti hanno dato un'immagine di sé tale per cui veramente suscitano diffidenza e suscitano lontananza. Io sento una forte distanza anche dai modi in cui vengono prese le decisioni. Nei comitati non esiste la disciplina di partito per cui si accetta una discussione, cioè si accetta una decisione perché l'ha detto il partito, non c'è questa cosa. Cioè, si discute, si cerca l'unanimità, è chiaro che sono realtà più piccole e quindi probabilmente è più facile, però è così, si sviluppa veramente democrazia. Poi sarò un movimentista inguaribile, ma sì, sicuramente è così. E in più è nostro compito, tra le altre cose, proprio perché siamo minoranza, di continuare a fare la coscienza critica, anche di anticipare i temi, le tematiche, perché le tematiche vanno continuamente ribattute e ributtate sul piatto, perché se aspettiamo i tempi della scuola, che le nuove generazioni acquisiscano la coscienza, per cui bla 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 bla, qua passano 20 anni e ci troviamo asfaltati, letteralmente asfaltati, senza più territorio, senza più suolo, con l'acqua privatizzata, e quindi c'è proprio una questione di tempi anche. Bisogna correre, bisogna continuare a darsi da fare. Sì, mi pare che non mi entusiasma parlare molto di ingegneria istituzionale o di formule così per astrazioni, insomma, no? Come non ritengo, la ritengo un po' una banalizzazione da segnare un significato effimero, estemporaneo di mercato e un po' di consumo, l'impegno all'interno dei comitati. Non c'è una pletora o un'enfasi di democrazia. In realtà la sublimazione della democrazia è una cosa, la pratica reale della democrazia è un'altra. Allora anche all'interno dei partiti e delle istituzioni la dimensione della democrazia è assolutamente poco praticata, per cui la differenza la fa la determinazione in ciascuna persona, in ciascun soggetto, di rivendicare il proprio spazio, di essere protagonista nel futuro dei luoghi, dei territori dove vive e abita, e di trovare magari una possibilità di fare comunità all'interno della condivisione e di una dimensione di reciprocità in quello che è l'interesse comune prevalente e che è il bene comune prevalente. Allora da questo punto di vista quell'intransigenza si può manifestare attraverso delle forme diverse. Io dicevo, possono esserci anche delle forme che arrivano anche a livello di essere regolamentate. Noi nel nostro piccolo, per esempio come amministrazione, stiamo sperimentando una dimensione dei laboratori di cittadinanza dove i cittadini nell'ambito dei singoli settori possono arrivare fino al livello deliberativo. E se l'amministrazione non coglie e quindi non conclude in una dimensione virtuosa l'accoglienza al proprio interno di questa proposta deliberativa ai laboratori, ha l'obbligo, non la facoltà, di motivare il perché non accoglie questa proposta. E il cittadino che partecipa a quel momento sa che quello è uno spazio, un tempo dove può contribuire a una decisione collettivamente che riguarda il proprio futuro e che non viene delegata semplicemente attraverso il meccanismo elettorale una rappresentanza delegata istituzionale. E questo è fondamentale soprattutto poi quando parliamo di questioni fondanti, appunto la vita, che sono il diritto alla conoscenza e alla formazione. Io penso che l'elaborazione per esempio anche di contenuti culturali che i comitati, i movimenti hanno portato in moltissimi settori, una lettura critica di una pseudo oggettività di soluzioni anche tecniche che è stata data per acquisita come oggettiva nelle grandi opere, per esempio, che sono state smontate pezzo per pezzo. Andiamo a verificare concretamente la dimensione anche del confronto tecnico-scientifico
per esempio sciopere come quella della Val di Susa, da quella che è stata l'elaborazione dei comitati e movimenti rispetto a delle pseudo verità, come si può dire, immaginifiche di opere strutturali che sono state vendute come oggettive. Andiamo a verificare, per esempio, si parlava prima di del metodo normalizzato e la nuova tariffa sull'acqua. Ma chi è che governa questa tariffa? L'Authority per l'energia. Chi sono questi signori, l'Authority per l'energia? Sono manager che provengono da settori corporativi che hanno interessi molto legati a questa situazione. Allora può accadere che su un servizio fondamentale di cittadinanza un'authority formata esclusivamente da soggetti che sono portanti interessi esclusivi e peculiari impongano un criterio, un metodo di imposizione di una tariffa che tra l'altro è in contrasto anche con l'esito referendario di un processo democratico diretto dove 27 milioni di cittadini italiani avevano deciso per esempio che la remuneratività e il capitale investito non poteva essere conteggiata. Adesso ci hanno cambiato nome, chiamano costi di investimento, di finanziamento, non cambia la sostanza, lo fa un authority e tutti accodati, non vedo un partito che si sia scandalizzato di questa assenza di processo di coinvolgimento democratico. Allora, se c'è stato il coinvolgimento democratico qui è il sapere, il partito non è entrato in dialettica con questi saperi. Cioè, no, il partito non vuole entrare, ma non vuole entrare, no, poteva, è stata fatta per legge. Ma perché non l'ha fatto? Questa è la domanda, perché non hai saperi? Perché non si è dotato è una volontà. Secondo lei, questi partiti non sono andati in collisione con l'authority perché non sanno che questo ha costruito un processo tariffario che va in contrasto totale con l'esito referendario? Prima l'hanno fatta l'authority. Prego? Non è che prima l'hanno fatta, hanno deciso legislativamente. Sì, ma l'hanno decisa in modo... E poi l'hanno riottita di contenuti. L'hanno decisa in modo consensuale questo. Sì, e l'hanno riottita di contenuti. L'hanno riempito i contenuti. Dei contenuti che potevano scegliere, sono fatti da persone, da testi, sì. sono univoci. Quindi li hanno nominati, sono andati a prendersi dei saperi in certi luoghi, in certe università piuttosto che in altre, in certe società di consulenza piuttosto che in altre. In certe lobby economiche, sono scelte del Parlamento, sono scelte politiche, sono nominate dal Parlamento, nominato dal Parlamento. Allora, ma li abbiamo messi non in sto di... ma, d'accordo, e allora cosa vuol dire? Dobbiamo fare dei partiti per impedire al partito di scegliere un economista che poi appoggia questo tipo di carico. No, ma scusi, ma se ci sono dei movimenti che si stanno opponendo esattamente e stanno entrando in collisione con questo modello delegato di decisione e rivendicano che questo sia questo modello di decisione sia riportato all'interno della comunità che esprime poi i bisogni e che riguarda esattamente i propri servizi fondamentali di cittadinanza. Allora questo è un processo virtuoso, è un processo di consumo, di enfasi, di ridondanza delle decisioni. Ridondanza, tant'è perché che abbiamo buttato via la scatola di prima senza chiederci perché non ha funzionato. Ma non ha funzionato perché non è stato in grado di riformarsi e perché non è più permeabile, evidentemente. È troppo semplice sta risposta, è questo che contesto, è questo karma, è vuota, è troppo non se ne è stata capace. No, è vuota, non è vuota, è piena di interessi economici, è piena di mediazioni con... E allora ci si sporca le mani, si va dentro, si scava, si spala e si riprende da lì. Questa è la mia indicazione. Non si va via e si dice Ma come non si va via? Il fatto di avere costruito una situazione referendaria, aver riportato al voto 27 milioni di cittadini italiani dopo 25 anni che non si raggiungeva il quorum, secondo lei questo è un andar via? Questo è una fuga? È una irresponsabilità dei cittadini? La Costituzione italiana, bisogna stare sul pezzo poi. Ma chi è che non sta sul pezzo? Stiamo dicendo tutti che questi comitati, che queste iniziative stanno assolutamente sul pezzo. In Val di Susa i comitati sono fuori dal pezzo, i cittadini e i comitati che si stanno opponendo. Le istituzioni, io sto dicendo, non buttiamo via le istituzioni dicendo hanno fallito. Sono piene di interessi, è una scorciatoia. Quando diciamo che le istituzioni possono farsi permeabili e concedere, diciamo così, verso il basso
il potere di delega che le ha dato dalla rappresentante istituzionale è un processo virtuoso o questo? Sì, se avviene dentro le istituzioni sì. Se avviene ricostituendo spazi, immaginando che là non ci sia più lo spazio. E quindi me lo stavo credo, portando esattamente degli esempi di forme partecipative di cittadinanza che siano vincolanti e deliberative dentro le istituzioni. Non vogliamo regalare le istituzioni a nessuno, non vogliamo regalare il pubblico a qualcuno. Ma capite che questo dramma della riduzione dei consiglieri invece secondo me è il risultato culturale di questo momento che dice. Ma non è il numero di consiglieri che incide, se sono poi i meccanismi degli enti locali svuotati completamente la loro capacità di autogoverno territoriale. Occhio ragazzi, io dico solo fate attenzione perché secondo me la deriva anti-istituzionale è pericoloso. Ma guardi, io per esempio considero l'abolizione delle province una cazzata. Buono, avanti col Cristo che perché è una presa per in giro dei cittadini. È una presa per in giro perché togliere le province si risparmiano 2 miliardi di euro. Perché tutti i dipendenti delle province non si possono cancellare. È una buffonata quella delle province. È lo stesso meccanismo. È proprio perché noi comitati difendiamo le istituzioni, perché noi entriamo in rapporto dialettico con le istituzioni, noi entriamo in rapporto dialettico con i comuni. Il rapporto dialettico è voto, controllo, fine. No, il rapporto dialettico dei comuni è interagire con le istituzioni. Per partecipare io devo votare, pagare le tasse e controllare come vengono spesi. E quindi i livelli istituzionali devono essere trasparenti e precisi. Sì, punto. Ma allora comincio a regolamentare, come giustamente diceva l'assessore. Certo che ma se comincio a regolamentare, allora, rientriamo in una logica che è presente nella nostra normativa da decenni, è la regolamentazione della partecipazione, non inventiamo nulla. Se noi inventiamo le regole per far partecipare i comitati, nel giro di 3 anni ci sarà qualcuno che dice oh che barba questa burocrazia della partecipazione, tutta regolamentata, facciamo un comitato per far sentire davvero la voce di prima roba da regolamentare è l'articolo della Costituzione che precisa come devono funzionare i partiti e come si finanziano e bisogna piantarla con l'idea che la politica non costa e allora bisogna rendere trasparente quel meccanismo lì. E rendere trasparente il meccanismo di funzionamento in maniera tale che si sappia esattamente. Ma è questo che ragionando così che perdete no, perché il partito non è il tramite tra società e istituzioni. Non riuscite neanche a immaginare, i partiti non riescono neanche a immaginare che autonomamente le persone si mettano a ragionare e non approfittate i partiti. 30.000 che hanno votato, che sono andati alle primarie, se rifate le primarie l'anno prossimo, fra 6 mesi, col cavolo che arrivano in 30.000, perché avete la capacità di allontanare le persone. Sì, ma questo è il problema da affrontare, non si affronta dicendo vado via e faccio altro. No, non è che vado via, non sono mai tornato. Ah, vedi che questo è il problema, lo riconosci? Ma certo, tu non sei mai andato nelle istituzioni? No, io sto parlando dei partiti. O nei partiti che la Costituzione ti ha messo a disposizione. Ma allora le regole dei partiti. Allora ragazzi, se ognuno si prende la propria scorciatoia perché gli piace questo, è edonismo, non è rappresentanza. Le regole dei partiti devono essere rese trasparenti. E il finanziamento dei partiti deve essere reso trasparente. Scusate, abbiamo fatto un fine settimana apposta per avere tempo a sufficienza per discutere e approfondire. Credo che questa sera siano emersi molti spunti, non abbiamo credo da trarre delle conclusioni stasera perché abbiamo altre 2 giornate di discussione con molti di noi presenti. Per cui, prima di salutarci, che stiamo andando verso la mezzanotte, vi ricordo che domani abbiamo la sveglia perché la scuola dei beni comuni per gli iscritti inizia alle 9:30, puntuale, perché abbiamo un programma molto fitto, per i non iscritti inizia invece alle 14 con le iniziative pubbliche. Credo prima di andare via che sia doveroso ringraziare con un applauso chi oggi ci ha fatto compagnia. Il mio appuntamento a domani, meditate stanotte, che domani i workshop sono costruiti in forma molto partecipativa, quindi avrete tutti modo di dire la vostra.